E ragazzi, prima di tutto iscrivetevi al canale di YouTube e attivate la campanella per avere tutte le notifiche su quando sono usciti i video. Ok, andiamo con un bellissimo gioco che è arrivato propriamente oggi. Già si può vedere Mario Kart 8. Ritorniamo su Mario Kart 8 perché adesso dovrebbe saltar fuori uno singolo. Con il mio Mi. Ok, uso questa. Ho usato anche gli Amiibo. Questa è la... Ah, eccole qua! Queste sono quelle nuove che abbiamo. Abbiamo solamente questa e questa. Incominciamo da questa. Questa vediamo che abbiamo le piste nuove, che sono le piste... Una di Tour, Mario Kart Tour de Parigi, 3DS, una pista del 3DS, perché da oggi se voi avete il Nintendo Switch Online, quello Plus, io dico quello nuovo che c'è in più, avrete all'interno gratuitamente dei nuovi percorsi, due ogni... questo mese ci sono questi due qua di percorsi, nuovi, propriamente nuovi percorsi da fare queste gare. E come vi volevo dire, allora è così: chi ha il Nintendo Switch Online Plus potrà avere gratuitamente questo DLC di contenuti aggiuntivi di queste piste. Invece, per chi non lo ha, potrà prenderlo dall'eShop e avrà sempre queste qua. Vedete, queste due qua più le altre che poi si sbloccheranno man mano. Per adesso abbiamo Tour Parigi, 3DS circuito di Toad, Nintendo 64 circuito Chiyoko Kaion e Wii Outlet Coco. Poi abbiamo sempre di Mario Kart Tour, è arrivata la pista Neon di Tokyo. Poi è arrivata DS Coli Fungo e poi è arrivata GBA Giardino Nuvola e una nuova che è Covo Ninja. E adesso andiamo a provare questo. Proviamo solamente una pista per farvi vedere e poi ci vediamo direttamente su Twitch. Ringraziamo tanto Nintendo per averci dato questo DLC e Mario Kart 8 Deluxe, che è per Nintendo Switch. Non pensavamo nessuno, a sorpresa ci siamo trovati che ci sono nuove piste. Si vede che è un gioco che va molto e va molto da quello che vedo, e per questo hanno voluto implementare nuove piste. Questa me la ricordo perché ci gioco molto con Mario Kart Tour. Adesso hanno introdotto in Mario Kart Tour i Mi, perciò potrete usare anche voi i Mi. È molto ma molto bello come percorsi, molto... Perché Mario Kart ha sempre, sempre voluto rispettare quello che è, ma poi soprattutto ha preso tanti persone che hanno voluto giocare, non solo giocare, ma continuare a giocare con questo Mario Kart, perché gli hanno dato delle possibilità. Perché il gioco è molto bello e si vede quando giocate con i vostri amici, vi divertite, perché fa divertire Mario Kart. Mario Kart è uno di quelli che fa divertire molto giocando con i vostri amici. Siamo primi, ma perché ho fatto quella veloce,
50, poi voglio fare le altre però con calma. Vi ricordo che sempre potete giocare online con i vostri amici e questo gioco qua è davvero davvero stupendo, già con questi percorsi diventa ancora più bello. Ok, abbiamo fatto tre. No, il terzo giro è questo. Ok. Ha cambiato il percorso? Ah. Ma no, in Mario Kart Tour non lo faceva. Ma trovo dei. Ah, perché loro stanno facendo. Non so, sono in. Non so come mai mi sta facendo andare contromano, che trovo anche. Boh, vabbè. Ok, dovremmo essere arrivati quasi all'arrivo e. Sempre ne perdiamo. Ok, dovremmo essere arrivati all'arrivo, sì. Eccoci qua all'arrivo. Ebbene ragazzi, abbiamo provato il primo percorso che è quello di Mario Kart Tour a Parigi. E con questo è tutto. Ringrazio Nintendo per averci dato questo DLC. E ci vediamo alla prossima con un altro bellissimo e stupendo video. Ciao ciao, come sempre, sempre e soltanto Nintendo. Ciao.